Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video di Castlevania Lords of Shadow 2. Siamo qui con questo bell'uomo che si è appena risvegliato da un sonno tipo di 5.000 anni e roba del genere, non so quanto di preciso. Vari secoli, 5.000 anni forse un po' troppo, qualche 500-600 anni e simile. E si ritrova, Dracula si ritrova nel mondo presente. Chissà cosa succederà, qua mi incuriosisce molto questa parte, poco ma sicuro. A fare il mendicante, cosa va a fare? Questo respiro profondo è sexy. Beh, però ha fatto un bel atterraggio. And I can free you of your immortality. Sì, perché Dracula vuole morire, non vuole più essere immortale. La storia è abbastanza risaputa. Che diavolo? Chi è? Un fantasma. Se vado sulla strada, che succede? Mi investono le macchine. Sarei quasi curioso, però sono più curioso di seguire quella tizia, di vedere chi è e che vuole. Posso dare dei soldi? No. Sir. Of mercy. Se potevo, purtroppo non posso, quindi. Mi dispiace, vado avanti. Segui il fantasma. Una prostituta. Ok. Dove sto? Bella domanda. Ok, continuiamo ad andare di qua con il nostro respiro seducente e per niente affannoso. Vediamo dove ci porta il cuore. E con il cuore ovviamente intendo il fantasma che stiamo seguendo. Credo che sia un fantasma almeno. Un demone. Carino. Fa la pappa buona, tra l'altro. Che bella creaturina. Bello. Combatto alla grande ora. Posso teletrasportarmi o qualcosa di simile, no? Come faccio a combattere questo coso se non posso nemmeno... Wow. Ok, ero destinato a perdere perché non ho nemmeno la forza di reggermi in piedi. What the fuck? E tu chi saresti? Ok, sono collassato, giustamente, perché... Cioè, già che potevo stare in piedi, già dopo tipo 500 anni di sonno. Già era... strano. What the fuck? Katie, come here! Look, Daddy, the man's moving! Sangue! Catherine, you come here! Now! Get here! Ah, you stay away from them! Aia! Ok, che devo fare? Devo bere il loro sangue, immagino. Credo. Mi dispiace uccidere gente così. A casaccio, però, insomma. No, loro no, loro no. No, e dai, pure la tizia col figlio. No, dai. Troppo. Hey.
Ero convinto che mi bastasse il sangue del tizio che ho ucciso. Invece no, evidentemente. Wow. Sono malvagio di brutto, devo dire, in questo gioco. Beh, penso che comunque in ogni caso dovessi ucciderli per forza, quindi non credo di poter sopravvivere senza bere il loro sangue. Per cui, insomma. Ah, forse era un sogno? No, non era un sogno, li ho ciucciati veramente quelli. It pleases me to see you recovered, old friend. Caro Zobek, che fuma il sigaro. Indeed, old friend. No! Wow. Relax. Alla faccia della spada. Just a little confused. I know what he wants. You see before you the legendary vampire killer. Your old weapon, if you recall. The only weapon capable of ending your immortal life. You thought it destroyed. But you see, you can have the eternal rest you crave after all. But first, you must help me. Ologramma. Prevent Satan's return to the world. Then, I swear to you, I will deliver the fatal blow to your heart myself. And I am sure you will fulfill that vow. Poco ma sicuro. Since you sent Satan back to hell 1,000 years ago, his human offspring, or acolytes as they call themselves, have been dormant. I suppose that they, that all of us, feared your wrath and great power. But not now. Now, even my bodyguard is more than a match for you. The acolytes know you are weak and are preparing for their father's return. Now they fear nothing. Don't they fear the mighty Zobek? Only you, in full possession of your powers, can defeat them. Follow me, please. Non credo di averceli più i miei poteri, però non ho né spade né altre cose, quindi. Chissà. Mi sa che tutto il gioco sarà nel fatto di recuperare i poteri. The acolytes before they can finalize their preparations for Satan's return. It won't be easy. They govern the world of men from the shadows. Not even I know with any degree of certainty who or where they are. They won't come out into the light unless we can force their hand. Quelli che ho ucciso prima io. The acolytes must never know who hunts them down. The element of surprise will give us the advantage. Until you are at full strength again. And you don't know who they are or where they are. Did you know that this city is built upon the foundations of your castle? The acolytes are focusing their attentions here for very good reason. Satan has specifically chosen this place for his return. He means to enslave you first, to humiliate you for what you did to him.
Let's get on with it. The Acolytes must plunge the world into chaos before Satan can be summoned. Their activities leave spectral traces, which are difficult but not impossible to follow. Tipo quello che ho visto prima, quella tizia. This is the headquarters of a powerful pharmaceutical corporation. I suspect that one of the Acolytes is operating from there. The complex was sealed 2 months ago and is protected by magic. If I were to use my powers to see what is happening there, they would be able to trace it back to me within a matter of minutes. So, I will send you to the corporation via a portal. But we must be quick so as not to arouse suspicion. The longer the portal remains open, the more likely we will be discovered. Look for any sign of the Acolyte, but be careful. What are you waiting for? Ma non ho armi o sbaglio? Cioè, non ho nemmeno un'arma? Come faccio a combattere a mani nude? Interessante. Spero di avere almeno la frusta, perché altrimenti come diavolo faccio a combattere? È un problema. Direi che è un problemone. È bello come non si ponga domande Dracula su come è avanzata la civiltà, le auto e tutto il resto, le fabbriche, i palazzi. Cioè, per lui è normale. Beh, sa di aver dormito varie centinaia di anni, quindi. Di nuovo i vestiti, ottimo. Vestiti di sangue. Figo. Non sono più a torso nude. Torso nude. Torso nudo. Ora puoi consultare il diario di viaggio. Premi back per aprirlo. Questa pagina del diario di viaggio è la mappa. Usala per trovare la selezione. Le tue missioni a qualsiasi momento. Ok, selezionare. Vabbè. Missione principale. Ok. Devo indagare su Biogminek Corporation, ok. Bioquimec. La sua missione attuale è indicata sulla mappa. Ho anche la mappa, incredibile, ma è vero. Vabbè, potente. Oh, posso fare il dash di nuovo, perfetto. Allora, devo entrare dentro lì, qualcosa mi dice, però... Già che ci sono, esploriamo anche da quest'altra parte per vedere cosa c'è di interessante. Bio e padre, il memoriale. Cronache della luce, memoriale della città. Nel punto esatto di questo memoriale, 500 anni fa, sono state rinvenute le celebri cronache della luce. Questi testi... Ma poi che si scrive... Ok, è molto lungo da leggere, credo che vi annoi, diciamo, se ve lo leggo tutto, però potete leggerlo voi, lo faccio scorrere, e basta stoppare il video e potete leggere. Quelle un po' più corte le leggerò comunque. Questo però ci metterei tipo... 2 minuti a leggerlo tutto, credo che non sia tanto il caso, insomma. Ok, direi che mi sa che mi conviene entrare, perché non credo che ci sia altro di nascosto, almeno immagino. Sì, fammi entrare, va. Andiamo. Entra. Ok. Perfetto. L'anello rosso indica che l'oggetto può essere rotto con il pugnale dell'ombra. Ok. Come si lancia il pugnale dell'ombra, però?
Premi e tieni premuto RT per puntare il pugnale dell'ombra. Ok. Usa la levetta a destra per mirare. Ok, scusate se ci metto un po', ma non sono abituato con i joystick. Abbiate pazienza. Ok. Perfetto. Non sono molto abituato a giocare con i joystick. Non ci gioco da tipo un anno, forse anche di più, quindi se ci metto un po' a vedere i comandi ogni volta, non prendetela, voilà, tranquilli. Oh, ci sono un po' di ratti. Meno male che non stiamo giocando a Dishonored, altrimenti sarebbe la fine, immagino. Credo. Oh, wow. Simpatico bestione. I sense the presence of a Golgoth god. You are no match for this enemy. Hide. Oh, wow. Sono momenti stealth, probabilmente. Mi devo nascondere. I can hide there. Oh, merda. Nasconditi nel buio. Wow. Wow. Usa la levetta a sinistra per uscire. Devo smettere di bere grog, ho le allucinazioni. Devo andare. Devo andare. Ciao. Meno male che non mi attacca il carissimo amico. Allora immagino che devo andare qui. Perfetto. Ok. Fammi riacquistare il mio aspetto normale da vampiro vampiroso. Comunque è figa sta cosa. The guard hasn't seen you. Get close to him and use your power of possession if you remember how to use it. Ok, no, non me lo ricordo come devo fare, ma premi B, sempre B. Ok. Wow. Che figata. Questa è una figata assurda. Wow. Ultra mega figata. Posso possedere i nemici. Ok, è un figo della Madonna sto tizio, devo dire. Fammi andare qui, posso aprire la porta in teoria, no? Ok, vai. Usa l'oggetto. Access granted. Perfetto. Faccio esplodere adesso, immagino. Sì, infatti. È sbloccata la scheda di nuovo personaggio. Consulta il diario. Ah, vabbè, non. Vediamo il diario. Armata di Satana, guardiano Golgoth. Sviluppati e cresciuti nel laboratorio, i Golgoth possono essere considerati l'anello di congiunzione mancante dall'uomo e la macchina, nella catena evolutiva. I loro corpi clonati sono stati geneticamente modificati per crescere più rapidamente e maggiormente rispetto a un normale essere umano. Con rapidità non gli ha però consentito di sviluppare adeguatamente la loro mente. Infatti, se non fosse per l'implementazione determinata di istruzione, non sarebbe tanto richiesti da un bambino. Il loro unico scopo è difendere il Bioquimec da ogni intruso, e per farlo sono stati equipaggiati con l'armatura indistruttibile e un enorme lanciagranate. Gentili concessioni di una cooperazione, corporazione militare. Ho visto dove ti sei nascosto, preparati a morire, cane. Ok. Molto interessante. Però quei cosi sono fighi, devo dire. Sanno molto di cazzuto a vedersi. Devo essere sincero. Comunque qui finisce questa puntata. Spero che vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta, lasciate un bel mi piace, commentate. E se non siete iscritti, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!